Michel Barnier, in conferenza stampa ieri a Bruxelles, dichiara che due sono i punti su cui fissare un accordo, ovvero il mercato unico e l'unione doganale, e stabilire le future relazioni tra l'Unione Europea e il Regno Unito. In proposito, resta ancora aperta la questione del confine nord-irlandese. L'Unione Europea vuole realizzare l'accordo migliore riguardo il mercato unico e l'unione doganale, che rispetti l'integrità del mercato di ciascun paese. Insieme ad un'intesa sulla sicurezza interna ed esterna tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Dominic Raab ha inoltre detto di stare lavorando per intensificare i negoziati sul libro bianco, ritenuto un passo significativo anche dal punto di vista diplomatico. Per mettere così nero su bianco le precise richieste del Regno Unito, rappresentando però solo una parte della discussione sulla Brexit e non l'unico documento previsto. Ieri, nel giorno dell'incontro tra i due negoziatori, l'Unione Europea ha pubblicato un comunicato di 17 pagine in cui avvertono le aziende operanti nell'Unione Europea dei rischi presenti in caso di mancato accordo. Si vedono progressi nel negoziato grazie al nuovo ministro della Brexit? A volte sembra di trovarsi vicino ad un accordo. Per mesi l'Unione Europea ha dichiarato di averlo raggiunto riguardo alla maggioranza delle questioni aperte. I negoziati sembrano tuttavia bloccarsi ancora sulle questioni menzionate, in particolare su quale intesa commerciale verrà trovata. Due quindi gli scenari possibili: la firma di un accordo in un periodo di transizione fino al 1 gennaio del 2021, oppure la mancanza di un accordo che prevede l'uscita del Regno Unito dal diritto applicato nell'Unione Europea alla fine di marzo del 2019. In previsione di questa seconda ipotesi nasce l'avviso alle imprese europee, pubblicato online dall'Unione Europea, di prepararsi al futuro in tutte le questioni pratiche, dai dati personali e la catena di distribuzione al sistema di tassazione.